Economia del Sud a rischio frenata quest'anno e soprattutto nel 2019. La previsione arriva dal rapporto Svimez. In 16 anni emigrate dalle regioni meridionali 1.900.000 persone. Anna Scafuri, poi l'intervista di Francesco Di Mario al professor Giuseppe di Taranto. Si scappa dal sud. Negli ultimi 16 anni quasi 2 milioni di residenti sono andati via. La metà di essi giovani, per un quinto laureati, trasferiti all'estero. Quasi 800.000 non sono più tornati. La ripresa prosegue, segnala il rapporto Svimez, ma è lenta e a rischio. Sulla crescita si teme una frenata già quest'anno con un PIL all'1%. Senza politiche adeguate, il PIL del Mezzogiorno passerebbe dall'1,4% del 2017 allo 0,7% del 2019. Le politiche in campo sono del tutto inadeguate. Gli strumenti ci sono, non sono attivati. E quindi tempo molto rapidamente di mettere in campo strumenti nuovi e un impegno vero a realizzare questi obiettivi. Investimenti privati hanno favorito la crescita, segnala Svimez, ma non c'è stato il contributo della spesa pubblica. Calabria, Sardegna e Campania, le regioni che hanno recuperato di più. C'è più occupazione, ma debole e precaria. Oltre 500.000 di giovani hanno perso il lavoro dall'inizio della crisi ed è raddoppiato il numero delle famiglie in cui tutti sono disoccupati, ben 600.000. Carenti i diritti fondamentali, sicurezza, sanità e istruzione. Chi si ammala rischia di scivolare nella povertà. Il governo sta intervenendo sull'utilizzo dei fondi strutturali europei e promette provvedimenti nella legge di bilancio. È un tasso di povertà che davvero un paese che vive nel cuore dell'Europa, il secondo manifatturiero d'Europa, non può più tollerare. Professore, come si ferma la fuga soprattutto?